non c'è. Prima di averlo votato. Un partito che non c'è contro il nuovo partito comunista. Da una parte la sintonia col territorio, dall'altra diciamo un partito che si contorce dentro il palazzo per capire che nome si dovrà dare. È un'analisi corretta di quello che sta avvenendo in Emilia-Romagna? Sono questi due soggetti che si stanno confrontando? Secondo me innanzitutto c'è un problema di fattore tempo. In quella regione c'è stato a lungo lo stesso partito al potere e ci sono forze nuove che emergono, no? In questo caso la Lega. E il fattore tempo va considerato. Uno degli argomenti che ha adoperato il leader della Lega è stato infatti quello: la democrazia e anche alternanza. Questa è una cosa da considerare, naturalmente. Il secondo aspetto è che quel partito in realtà ha fatto, come dire, è diventata parte della società. La società in quella regione e il partito in qualche modo sono cresciuti insieme in questi anni. Essendo cresciuti insieme, quel partito è diventato una parte sostanziale e del potere pubblico e della società civile. E quindi si capisce che delle forze nuove vogliono cercare di contestare questo come dire, questa sostanziale simbiosi che si è venuta a creare nella regione. Però qui c'è la grande domanda, no? Ma perché? Perché la campagna di Bonaccini, il Partito Democratico, è tutta su questo punto. Noi siamo una delle regioni migliori d'Italia, abbiamo la migliore sanità, il miglior sistema di la migliore sicurezza, la minore disoccupazione. Perché in una regione in cui le cose vanno bene, la gente ha voglia di ribellarsi e di cambiare, ha voglia di alternanza? Intanto questa affermazione noi non la possiamo... Dai sondaggi vediamo che comunque insomma, sarà un testa a testa, ecco, non è che abbiamo una maggioranza bulgara per il centro-sinistra, credo, almeno dai sondaggi. E questo già da tempo però era in dubbio, diciamo, no? Dall'esperienza di Guazzaloca, insomma, era in dubbio. Io penso che qui si confrontino due profili, che è quello di dimensione nazionale, cioè è proprio per questo che la presenza di Salvini ha oscurato il candidato locale, far valere il peso nazionale della Lega contro il peso regionale del PD. E queste due cose certamente sono giocate bene da Salvini. Naturalmente nel modo in cui Salvini gioca, Salvini non ha mai un dubbio, non sorride ma ghigna, afferma ma non dimostra, non spiega.